Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Alma Social TV, il training broadcaster di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris. Sono lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo gratuito a cui state per assistere. Dandovi ancora un benvenuto su quella che è la nostra piattaforma dedicata ai contenuti, agli eventi formativi gratuiti di Alma Laboris Business School e dunque di Alma Social TV. Vi ricordiamo che ci troviamo nella sezione dedicata alle bellezze d'Italia non comuni, quelle bellezze d'Italia che meritano sicuramente una valorizzazione enorme e che magari sono fuori da quelli che sono i circuiti turistici di massa, ma che invece vengono inseriti in altri tipi di circuiti turistici per l'appunto e che hanno una grande storia, una bellezza architettonica, naturale e culturale, senza dubbio importante per rendere il nostro paese davvero, davvero unico. Oggi si parla di Bacoli, la perla vulcanica dell'area flegrea, ricca di storia, situata tra il Golfo di Miseno e il Golfo di Baia, corrisponde all'antica Bauli, famosa per il mitico passaggio di Ercole, per le lussuose ville romane tra il primo secolo a.C. e il quarto secolo d.C., ma ovviamente che si tramandano anche nella nostra epoca, attraverso i secoli, ha vissuto momenti di enorme grandezza, ha ospitato illustri residenze, tra cui quella di Quinto Ortensio Ortolo, periodi di decadenza, ma seguiti poi da una rinascita importante. Tra le sue meraviglie spicca senza dubbio la Casina Vanvitelliana, un gioiello architettonico, simbolo di un'eredità storica e culturale che ancora oggi la Campania e l'area flegrea portano avanti con grandissimo orgoglio, mescolando in questa città dei resti antichi, delle costruzioni più recenti, mantenendo viva appunto la sua ricca storia. Io sono qui questo pomeriggio con Lorenzo Ros della Proloco di Bacoli. Buon pomeriggio Lorenzo e benvenuto. Buon pomeriggio, grazie mille per l'introduzione, per il benvenuto. Io sono Lorenzo, sono un volontario del Servizio Civile Universale della Proloco Città di Bacoli e archeologo subacqueo. Quindi in quest'annetto sto dedicando parte del mio tempo alla Proloco con tutta l'intenzione di continuare in un paese particolare, come si presentava prima. Questa perla vulcanica dei Campi Flegrei, quindi una città particolare in un'area particolare. Parliamo di un'area che soprattutto dallo scorso ottobre in poi ha iniziato come nome a circolare ancora di più per qualcosa di particolare, per un movimento del terreno, qualcosa di anomalo rispetto ad altri territori in Italia. Quindi ovviamente mi riferisco alle piccole scosse di bradisismo che hanno acceso i riflettori e dicevo dei Campi Flegrei, quest'area particolare, di questo spavento che è successo in seguito a queste scosse di bradisismo di settembre-ottobre, se non sbaglio, che però hanno generato tanta, tanta curiosità. L'area di Bacoli è un'area che come turismo nasce relativamente tardi, se si pensa magari ai contesti ischitani, ai contesti sorrentini, perché comunque fino agli anni 60-70 abbiamo, tra virgolette, subito, ma era semplicemente una forma di introito differente, una forte industrializzazione dell'area, quindi grandi aziende come l'Olivetti, come l'Italsider hanno insistito nei Campi Flegrei. E si è iniziato a parlare non di turismo, ma di turismi, nelle sue grandi varietà, in quanto Bacoli riesce ad abbracciare una fetta di turismo abbastanza larga, quindi si va dal classico turismo balneare, quindi con gli avventori dell'estate e fortunatamente anche di turismo culturale. Parliamo di un'area che insieme a Pozzuoli è interessata dalla presenza del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che a differenza di altri parchi, faccio l'esempio di Pompei, di Ercolano, penso sia l'unico parco in Italia diffuso. Quindi è una grande concentrazione di siti, basta pensare al Castello di Baia, che è il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, l'Anfiteatro Flavio, gli scavi di Cuma con la grotta della Sibilla, in questo contenitore diffuso, ecco. Quindi ha la possibilità c'è la possibilità di vedere bellezza in qualsiasi angolo del paese, diciamo così. Che è comunque, ecco, un qualcosa da sottolineare, nel senso molto spesso il turismo campano, parlo anche da campano, ecco, va ad associare Bacoli con la Casina Vanvitelliana e basta, tra virgolette, mentre invece ci sono tante altre storie, tra cui appunto quella della Sibilla che è legata a Cuma, ecco. Io ti chiedo dunque, intanto subito qual è la potenzialità più immediata che scorgi in Bacoli dal punto di vista del turismo? Qual è qualcosa che
dovrebbe essere sfruttato e che invece per ora non viene ancora evidenziato abbastanza? Allora, diciamo che si sta facendo tanto per partire. Quello che è mancato per anni sta iniziando a viaggiare ed è particolarmente quello che è da migliorare, è l'unione da parte degli operatori di settore, nel senso che essendoci una grande varietà di turismi, c'è anche una grande eterogeneità dei vari attori, quindi tanti tour operator, tanti balneari, tanta ristorazione, eccetera, che non sempre si va a creare un dialogo fra gli attori del territorio. Quindi quello che c'è da migliorare è sicuramente un dialogo più costante anche con quello che non sembra strettamente legato a te, quando in realtà va tutto a sincronizzarsi, soprattutto in un territorio relativamente piccolo, perché noi parliamo di una penisola. Finalmente si è iniziato a capire che, per esempio, il competitor dei Campi Flegrei non è la penisola sorrentina, per niente, perché appunto parliamo di due processi di nascita di turismo completamente differenti, ma magari il competitor, se così possiamo parlarne, è Ischia, per esempio, sia per una somiglianza dal punto di vista della morfologico, sì, terme qui, terme lì, eccetera. Solo che loro hanno iniziato nel 1920 con i primi tedeschi che arrivavano da loro, e noi, nonostante una bella presentazione, parlato di grandi personalità dell'era romana, Bacoli era uno dei punti più importanti del Grand Tour. Quindi questa sorta di viaggio di formazione dei borghesi e nobili del centro e nord Europa che venivano nel sud Italia e in particolare a Bacoli per visitare le antichitate, così le chiamavano, quindi per studiare. E quindi stiamo ripartendo ora, fondamentalmente, negli ultimi 5-10 anni. Il sito della Casina Vitelliana è proprio quello di cui abbiamo bisogno, nel senso un sito che c'è sempre stato, ovviamente. La Casina Vitelliana è lì dalla fine del Settecento per il volere dei re di Borbone, e solo però negli ultimi 5-10 anni, abbondando, è iniziato a diventare un punto di riferimento anche regionale. La regione Campania molto spesso, per i propri stand di Campania Divina, diciamo proprio quella per finalità di marketing, sceglie proprio la Casina Vitelliana, che tant'è vero, si è visto negli ultimi giorni, ha visto la presenza di Geolier Re Ultimo dietro le quinte del loro ultimo singolo, sì. E noi che siamo in prologo, che fondamentalmente, previsto, la Casina Vitelliana è gestita da una partecipata comunale, che si chiama Centro Ittico Campano, però comunque la prologo Città di Bacoli continua a essere un punto di riferimento per le richieste di informazioni anche per quel sito. E abbiamo notato, stando in ufficio, come servizio civile, riusciamo a tenere la sede aperta tutti i giorni fondamentalmente, e le chiamate che ci arrivano. E si è visto da una settimana all'altra dell'uscita dei post Facebook di questa iniziativa dei cantanti, degli artisti, un esploma anche di cose più, tra virgolette, possiamo definire trash, comunque non culturali, le foto per i matrimoni. Quindi si riesce a combinare sia l'aspetto culturale a più quello prettamente di parlando di economia fondamentalmente, quindi sono tanti turisti. Finalmente la Casina Vitelliana ha iniziato tramite degli avanzati strumenti tecnologici ad affiancare visite guidate online, oppure servizi semplici di prenotazione online, cose che sono nel presente, ma per quanto riguarda Bacoli, cioè nel senso che in altri posti già si è partito anni fa. Sì, certo, però magari si era ancora un po' leggermente indietro. Significa potenziare questi servizi che stanno nascendo. È vero pure che molto spesso i tipi di turismi non sono compatibili, c'è l'annoso problema del traffico, ok? Quindi si va a traffico ovviamente legato magari al turismo balneare, che si va a scontrare con l'arrivo dei turisti culturali. Però anche per quello si sta facendo il possibile, anche per volontà politica, di cercare di trovare un equilibrio, perché poi tutto è equilibrio, nel senso non si può né puntare troppo sul turismo culturale, né sul turismo balneare, ma semplicemente va creato un dialogo. Quindi se rispondendo alla tua domanda, cosa va potenziato? È il dialogo, fondamentalmente. Che è sempre positivo. A proposito di dialogo, appunto, ti chiedo, anche in maniera, non dico autoreferenziale, però, di descriverci che cosa sta facendo la Proloco, quanto la Proloco sta aiutando il territorio di Bacoli e qual è il rapporto con le istituzioni. Sappiamo che uno dei sindaci più popolari della Campania, non solo, è proprio il sindaco di Bacoli, Iose della Ragione. In che modo vi state interfacciando per far crescere quest'area?
Allora, la Proloquo esiste dal 2012, è stata rifondata nel 2012 e fondamentalmente come servizi principali ha il servizio di InfoPoint, quindi esiste la sede della Proloquo Città di Bacoli, si trova nei pressi della Villa Comunale, quindi una zona centrale, nei pressi di un parco pubblico, nei pressi della piscina Mirabilis. A proposito di Grand Tour, ci siamo sotto fondamentalmente nei pressi anche di servizi logistici basilari come un ampio parcheggio, okay? Quindi si trova al centro e il via vai di persone nel momento in cui è riconosciuta la Proloquo in linea generale come ente di informazioni, le persone anche di passaggio si fermano per trovare comunque un personale preparato, formato dagli stessi operatori della Proloquo, in quanto tendenzialmente il servizio civile della Proloquo funziona un po' strano, nel senso che i colloqui lo vanno a fare la Proloquo Napoli che smista poi le persone, quindi siamo noi all'interno a formare le persone che tra virgolette ci mandano. E significa dare, per esempio, a parte il servizio telefonico che è attivo per 16 ore al giorno per informazioni sui siti, apertura e chiusura, perché si va a sopperire una mancanza di comunicazione magari dal punto di vista di altre istituzioni, mi riferisco al parco archeologico o ai varie sovrintendenze e altri enti, in quanto c'è una gestione abbastanza mista dei monumenti in zona, tra partecipate, tra siti pubblici, siti in proprietà privata, eccetera, eccetera, eccetera. E uno dei servizi basilari invece è il servizio guide, nel senso come tesserati della Proloquo abbiamo un bel gruppetto di guide turistiche abilitate, quindi che a rotazione, sono soci Proloquo, anche soci Proloquo, a rotazione si mettono a disposizione con tariffe agevolate per chi chiama la Proloquo, diciamo, non avendo la Proloquo una finalità di lucro, ovviamente come giusto che sia, da un servizio ci marciamo sopra, ecco, fondamentalmente. E questi sono i compiti principali, quindi l'InfoPoint, il servizio guide e la presenza e organizzazione di eventi. Stiamo progettando qualcosa, Bacoli a maggio vedrà ancora una volta passare il Giro d'Italia, quindi stiamo cercando di calendarizzare tutta una serie di eventi a tema per far sì che, per esempio, prendo l'esempio del Giro d'Italia, non sia Giro d'Italia solo quel giorno, ma che si possa continuare a parlare soprattutto di turismo sostenibile, che diciamo un po' la parola del momento. Turismo sostenibile, certo, è il trend che va per la maggiore, sia per i costi più bassi, sia perché è riferito molto spesso alle persone che vivono sul territorio, ed è poi sostenibile, nel senso va a dare forza alla realtà del proprio territorio. C'è la famosa associazione di Napoli, sì, turiste della tua città, quello è il marchio chiave, quindi prendo solo lo slogan, diciamo. E per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni, con il sindaco della regione c'è un ottimo rapporto, soprattutto con il suo staff, nel senso è circondato da, faccio l'esempio di Mariano Scottrivitta, che è l'assessore alla cultura, che è una delle perle appunto di questa amministrazione, che si pone da collante, esatto, fra le diverse realtà, nel senso che c'è un costante dialogo, una costante presenza negli eventi di uno e dell'altro, nonostante comunque noi siamo una Proloquo, loro sono un'amministrazione, e quindi c'è un dialogo alla pari con un unico obiettivo, cioè quello di diversificare sia la stagionalità turistica, quindi cercare sempre di decomprimere il turismo nei mesi di giugno, luglio, agosto, e soprattutto nella professionalità, quindi si lavora insieme, sì. Che è la cosa, secondo me, ecco, appunto, più importante. Parlavamo prima del dialogo, adesso sicuramente ne abbiamo un quadro un po' più chiaro. Io ti chiedo di chiudere, insomma, un po' con un invito, effettivamente, a visitare Bacoli. L'invito, ovviamente, da te, mi aspetto un invito sicuramente molto articolato per come ti ho conosciuto, e è un qualcosa, ecco, un buon proposito che la Proloquo nel futuro si propone appunto di fare per la città e per il territorio. Allora, l'invito è sicuramente di venire a Bacoli, ma l'invito è a passare per la Proloquo, nel senso che il trend del momento nel turismo è quello di parlare con il local, che quindi ci si affida molto spesso a guide locali. Sullo stesso trend, diciamo, di contattarci, di mettersi in rapporto con noi per essere consigliati da chi vive il territorio giorno dopo giorno, di chi ne conosce magari gli aspetti positivi e ovviamente gli aspetti negativi, come ogni piccolo centro, comunque siamo comunque una città di periferia, per quanto importante del Sud Italia, quindi non sempre tutto va alla grande, quindi contattare la Proloquo può significare
conoscere appieno tutta la varietà di informazioni per quanto riguarda la visita che si va a programmare. È un territorio ricco di storia, di cultura, di storie che si intrecciano, è ricco di eccellenze, faccio riferimento alla ristorazione, che al di là di stelle Michelin presenti in zona, si tratta di qualcosa di genuino, che riesca a uscire anche dallo stereotipo legato al Sud Italia, quindi legato alla cucina di mare, ma comunque riesce ad abbracciare un menù molto 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 ampio, proprio per come è nato il bagolese, nel senso il bagolese nasce sia per lo più agricoltore e poi si lancia sul mare, quindi riesce a mixare i due menù. E significa pure poter venire a Bagoli, poter scegliere tante alternative anche a seconda del proprio io. Cioè Bagoli ha modo di lasciarti tranquillo in posti meravigliosi, faccio il nome dello Schiacchetello, non so se lo conosci, ma questa certo, merda, sì. Così, ma anche magari la movida tipica, diciamo, da sud da Tenerife, ok? Quindi riesce comunque ad accontentare un pochino tutti i gusti. La Prolongo si impegnerà ancora di più a essere presente sul territorio, in primis per riconoscere la Prolongo in quanto punto che c'è e ci sarà sempre come punto di riferimento, sia per lasciare degli anticorpi per il futuro, nel senso che il turismo va sempre a modificarsi. Quindi quello che è importante è creare un metodo, quindi creare qualcosa che sia di duratura e che soprattutto sia flessibile. Quindi questi sono i buoni propositi della Prolongo Città di Bagoli. Hai toccato tutti i temi possibili, insomma, in questo intervento, abbracciando il tutto, ed è davvero fantastico. Noi non possiamo fare altro che unirci all'invito a visitare Bacoli, a visitare tutta l'area flegrea, chiaramente, oltre che le altre zone della Campania. Si tratta di un territorio fantastico che ha ancora tante altre potenzialità, ancora inespresse in quanto a storia e turismo. Lorenzo, grazie a te e grazie alla Prolongo, grazie a Bagoli. Grazie mille per l'invito, davvero un piacere, e vi aspettiamo a Bagoli. Grazie mille a tutta Bagoli per aver partecipato, a tutti coloro i quali sono impegnati per la riuscita di questo evento. Noi ovviamente ringraziamo anche coloro i quali hanno seguito questo evento, ma soprattutto coloro i quali riseguiranno l'evento in differita, on demand, sul canale YouTube, nonché sul sito ufficiale di Amala Boris, alla sezione della Social TV. Grazie ancora a Lorenzo. Dunque, buon proseguimento con il nostro palinsesto di eventi formativi. Grazie mille ancora, arrivederci.